Genny Rodari, La guerra delle campane. C'era una volta una guerra, una grande e terribile guerra, che faceva morire molti soldati da una parte e dall'altra. Noi stavamo di qua e i nostri nemici stavano di là e ci sparavano addosso giorno e notte. Ma la guerra era tanto lunga che a un certo punto ci venne a mancare il bronzo per i cannoni. Non avevamo più ferro per le baionette, eccetera. Il nostro comandante, lo strageneerale Bombone Sparone Pesta Fracassone, ordinò di tirar giù tutte le campane dei campanili e di fonderle tutte insieme per fabbricare un grossissimo cannone, uno solo, ma grosso abbastanza da vincere tutta la guerra con un sol colpo. A sollevare quel cannone ci vollero 100.000 gru. Per trasportarlo al fronte ci vollero 97 treni. Lo strageneerale si fregava le mani per la contentezza e diceva: «Quando il mio cannone sparerà, i nemici scapperanno fin sulla luna». Ecco il gran momento. Il cannonissimo era puntato sui nemici. Noi ci eravamo riempiti le orecchie di ovatta, perché il frastuono poteva romperci i timpani e la tromba di Eustachio. Lo strageneerale Bombone Sparone Pesta Fracassone ordinò: «Fuoco!» Un artigliere permette un pulsante. Ed improvviso, da un capo all'altro del fronte, si udì un gigantesco scampanio. Din don dan! Noi ci levamo l'ovatta dalle orecchie per sentir meglio. Din don dan! Tuonava il cannonissimo. E 100.000 echi ripetevano per monti e per valli. Din don dan! Fuoco! Gridò lo strageneerale per la seconda volta. Fuoco per Bacco! L'artigliere premette nuovamente il pulsante e di nuovo un festoso concerto di campane si diffuse di trincea in trincea. Pareva che suonassero insieme tutte le campane della nostra patria. Lo strageneerale si strappava i capelli per la rabbia e continuò a strapparseli finché gliene rimase uno solo. Poi ci fu un momento di silenzio ed ecco che dall'altra parte del fronte, come per un segnale, rispose un allegro, assordante din-don-dan. Perché dovete sapere che anche il comandante dei nemici, il mortescialo von Bombone Sparonen Pesta Fracasson, aveva avuto l'idea di fabbricare un cannonissimo con le campane del suo paese. Din-dan, tuonava adesso il nostro cannone. Don, rispondeva quello dei nemici. E i soldati dei due eserciti balzavano dalle trincee, si correvano incontro, ballavano e gridavano: «Le campane! Le campane! È festa! È scoppiata la pace!» Lo strageneerale e il mortesciallo salirono sulle loro automobili e corsero lontano e consumarono tutta la benzina, ma il suono delle campane li inseguiva ancora.